Ciao a tutti, sono Johnny 95 e qui siamo su un nuovo video di dell'Olimpo. Si abbassa un attimo, ok. Notizie? Ogni volta ci sono sempre notizie nuove, però vabbè. Dai, su. E carica. Ha caricato. Ok, vabbè. Tanto la sfida qua possiamo farla soltanto se siamo a livello 20. Mi sembra. E poi questa è finita, quindi. Vabbè. Sono a livello 6 per adesso. Possiamo prendere l'oro. 1000 di oro. Via. Quindi mi dà 1000 oro ogni tot. Salute 100, tenuto produzione di sasso 1000. Ok, 1000 ogni mezz'ora, vabbè, lo cogo solo ogni durante video, naturalmente. Quindi va bene. Vabbè, comunque l'altra volta ho liberato un po' di spazio, ho potenziato le torri balista. Adesso ci teniamo due torri rocciere e due torri balista. Più avanti sempre di più, vabbè, teniamo un po' di più. Adesso direi di prima di tutto attaccare subito, immediatamente. Vabbè, Dracus. Abbiamo 3 dei, quindi va bene. Diciamo, puntiamo dove? Beh, io butterei qua. Questo gioco mi è stato consigliato da un amico, quindi per questo sono la serie. E da un amico, da un iscritto. Poi comunque gli iscritti li conto anche come amici, però. Vabbè. Questo? Cosa fa? Beh, bello. Ah, quindi puoi usare un po'. Anche tu puoi scegliere uno dei due poteri. Non ne posso usare due. Ah, era fuori legge, tipo. Questo qua è tipo fuori legge. Vabbè, vediamo la fulmine. Che danno. Vai, vai. Buono. Fine. Ok, comunque spero che la live di stamattina vi sia piaciuta, perché non so, una vittoria l'ho fatta. Quindi vabbè. Ma questi abitanti si possono potenziare o rimangono fissi uguali? Boh. Cioè hanno. Aspetta, aspetta, caricare. Oddio. Hanno 25 di vita e 8 di velocità. No. Vabbè, e noi continuiamo ad attaccare. Quindi va bene, comunque domani faccio Fortnite sperando di riuscire a concludere la sfida fuga, perché dovrei finirla. Allora, usa il potere dell'onda. Va. Fulmine. Perfetto. E qua usiamo questo secondo potere. Vai. Cos'è questo? Cos'è sto tasto questo qua sotto? Non lo so. Ah, posso indicare dove vuoi che vadano. Ah, beh. Ok, quindi posso guidarli gli dei. Ma poi posso disattivare le guidare, perché sennò rimangono fermi. Quindi vabbè, fine.
Stiamo prendendo un sacco di roba, dai, va bene. Manca un'altra macchina. 1% per passare al livello 7. E tu cos'è? Già diventa tanto. Vabbè. Normale, vai. Noi continuiamo ad attaccare perché c'è una risorsa. Più attacchiamo, più prendiamo risorse. Quindi continuiamo ad attaccare. Però se troviamo avversari del genere, può essere un po' difficile la faccenda. Ma io attacco di qua. Vai. E poi non so se questo gioco vi può piacere. Io lo sto portando perché qualcuno l'ha chiesto. Cioè un iscritto l'ha chiesto. A qualcuno vedo che piace, però dovrei attirare un po' tutti, eh. Sto facendo un po' di tutto per cambiare. Bam. Ho fatto lo scatto. 4.020 gemme, passato di livello, livello 7. Ok. Beh, io direi che posso attaccare un'altra volta e poi vediamo. Guarda, possiamo attaccare. Adesso continuiamo ad attaccare così. Ce n'è uno lì in mezzo. Questa è terra più scura, vabbè. Vai, colpisci. Ok. Via le torri. Te usa il fulmine. Bravoli. Te usa questo che giri. Perfetto. Usa l'onda. Bravo lì. Fulminata. E te usa la carica. Ecco lì. Perfetto. Non so se il volume, se sto volume sia troppo alto, eh. Oh. Fine, perché io sento il volume delle cuffie alto, però quando, cioè, quando carico il video il volume è un po' più basso, quindi non lo so. Tanto ho preso un sacco di risorse. Beh, direi che per adesso possiamo tenerlo così. Ogni livello passo di, cioè ogni episodio passo di livello, quindi vabbè, va bene. Comunque siamo in tre, quindi se volete entrare, il capo è Manu, non sono io. Che è un mio iscritto, quindi me l'ha chiesto lui di farlo il video su questo gioco. E comunque non è un brutto gioco, è abbastanza carino. Quindi se volete entrare, ci sono 97 spazi, quindi spazio per tutti c'è. Io ogni volta faccio sta premessa che se potete entrare, però non è un obbligo, solo chiesto. Vabbè. Comunque, visto che posso, cioè, ho Ade, potrei piazzarlo come eroe. Cioè come tempio, no? Possiamo costruire il tempio di Ade. 75.000 costa. Urca se costa. Wow, stai andando alla grande. Prenditi un istante per votare la nostra applicazione. Zeus ha preparato una bella ricompensa per il tuo tempo. Ah, dobbiamo valutare il gioco, ci dà 25 gemme. Scusate, metto in pausa e valuto il gioco votando qua, eh. Perché 25 gemme sono importanti, anche se non le uso. Forse, cioè, male niente, non lo so. Potrebbe essere importante. Vabbè, non ho votato perché non sono mica riuscito, però farò lo stesso, tanto per poi ritornerà, ma comunque tanto ne ho 325 e non ne userò. Quindi che serve? Niente. Vediamo se possiamo costruire anche le casette di Ade. Ok, possiamo. 4.000 costa. No, non voglio costruire questo. Tira via. No, non di Ade, di Ares.
Allora, vabbè, quante, beh, le case sono tutte. No, non volevo costruire la casa. Vendi. Vendi questo edificio per recuperare tutte le risorse di costruzione. Ah, mi tocca usare le gemme. Non volevo costruirla. Vabbè, comunque ho preso il premio. Che mi dà delle gemme in più, quindi le recupero. Ho fatto un fail assurdo, ma non volevo costruirlo. Perché tu quando schiacci di sopra, lui te la costruisce direttamente. E non lo so. Sono tutte le case di ogni posto. Guarda. Mi clicca le cose che non deve cliccare. Allora, io devo cliccare, spostarmi di così. Allora, costruiamo la casa di Ares. Ah, non me l'ha costruita, me la sono spostata. Ecco, devo ricostruirla, che palle. Vabbè, qui, costruisci questa. Ho fatto un fail clamoroso. Ne costruisco due per ogni parte. Si può sbagliare, ragazzi, si può sbagliare. Comunque, cosa devo costruire? Ah, le due. Le due viola devo costruire, mancanti. Quelle di Zeus. Perfetto, le ho ricostruite. Allora. Ok, possiamo ripotenziarle. 4000. E 4000, ok, adesso le abbiamo come prima. Ora dobbiamo potenziare le cose che abbiamo aggiunto, cioè queste 4000. Questo quanto costa potenziare? Non lo so, aspetta, 4000 questa. Cosa danno queste casette? Allora, fa vedere. Offensiva, quindi l'attacco quando si attaccano loro, la praticamente la difesa quando si attaccano. Non lo so, non ho capito come funziona. Cioè l'offensiva. Secondo me è l'attacco praticamente l'offensiva. Però va bene. 9600 possiamo portarla. Vabbè un attimo. Vabbè, possiamo portarla al 2. E portare al 2 anche questo. Ah, praticamente mette la statua sopra. Davanti, cioè, vabbè, davanti al salto di davanti. Come tutte le altre templi naturalmente. 17-19, vabbè. Allora, questo non si può potenziare. L'altare dell'oro. 2, 2. Abbiamo tutto il 2. E non possiamo costruire nient'altro, giusto? Ok. Ok, non possiamo costruire nient'altro. Quindi io direi di vedere se possiamo potenziare quello che abbiamo all'inizio. Cioè il tempio di Zeus. No, costa già troppo, portato al 3. Però è potenziato tantissimo. Vabbè. Comunque dobbiamo aspettare. Beh, potremmo prelevare un po' di queste zone qua. Scava qua, espandi, perfetto. E prendiamo, raccogliamo tutto. Perfetto. Tutto. Così non ci dà fastidio. E nel frattempo prendiamo anche un po' di pietra. Ok, ho finito. 15.000. Ne avevo anche più di prima. Però adesso il prossimo zona da espandere costa 20.000, non più 10.000. Quindi non possiamo più fare niente. Beh, io direi di adesso che abbiamo anche l'oro, vediamo se riusciamo a potenziare i dei. Ok, abbiamo. No, aspetta, posizionare. Si sta potenziando. Zeus no. Zeus ci manca l'altra abilità, questa mi sembra. 50.000 costa. Questa è attiva, attiva, perfetto. Livello 10, livello 20, questa costa 50.000. Tempesta di fulmini. Evoca una serie di fulmini dal cielo, ciascuno dei quali infligge un danno pesante all'area colpita. È la versione più grande di quella di catena di fulmini. Quindi, vabbè. Prendi.
Ok, abbiamo quella all'una. No, lascialo lì. Ok, noi abbiamo il 7 qua, abbiamo potenziato Zeus, quindi abbiamo tutti e tre gli eroi al 3. Quindi la prossima cosa da potenziare sarebbe questa. Quindi qua dobbiamo potenziare salute, danno e i poteri, quindi. Questo costa 96.000. Vabbè. Perfetto. Ok, direi che stiamo progredendo abbastanza bene, dai. Pian piano, anche con il livello esperienza, comunque passiamo di un livello a episodio, quindi non è male. Siamo all'inizio ancora, sì, però intanto progrediamo abbastanza bene. Ok, devo dire che va tutto bene, quindi lasciate un like, un commento e noi ci rivediamo qui ad un prossimo episodio.